Renzi chiama le leggi con nomi inglesi come Jobs Act, oppure chiama con nomi propositivi quasi per far intendere che è tutto buono, come la buona scuola. Ma cosa c'è di buono realmente nella riforma di Renzi sulla scuola? È da settembre che ci chiediamo buona scuola per chi. Sicuramente non è buona per i lavoratori, per gli studenti e per l'intero sistema dell'istruzione pubblica, che di fatto verrà abolito, aziendalizzato, dove lo stesso preside assumerà dei superpoteri e quindi con la libertà di assumere e soprattutto licenziare i docenti applicherà il Jobs Act anche nella scuola e quindi anche nel privato. Ma Renzi ha bloccato i finanziamenti pubblici alle scuole private, come sostiene la Costituzione, ha cambiato verso su questo o continua a finanziare i privati? No, anzi, sono previsti degli aumenti per le scuole private, mentre è stato dichiarato a partire dalle linee guida che ogni scuola dovrà in qualche modo diventare attraente per gli investimenti delle aziende. Quindi i lavoratori oggi sono tutti licenziabili grazie alla legge sul lavoro senza giusta causa. La scuola la smantella tagliando i finanziamenti e privatizzando le scuole. Che cosa intendete fare? Sciopero, per esempio, a partire dal 24 aprile per poi arrivare allo sciopero di maggio del 12 e ancora prima costruire, a partire dai coordinamenti dei lavoratori auto-organizzati, mobilitazioni di qualsiasi tipo, presidi, volantinaggio nelle scuole, convocare assemblee con i lavoratori ed insieme costruire delle vere piattaforme di rivendicazione. E per essere delle vere piattaforme di rivendicazione siamo convinti che debbano essere appunto elaborate dai lavoratori. Chi sostiene questi scioperi? Quali sigle sindacali, se delle sigle sindacali hanno sostenuto questo sciopero? Lo sciopero del 24 nasce da una richiesta, come dicevo prima, dei lavoratori auto-organizzati, richiesta che è stata accolta da quasi tutte le sigle del sindacalismo di base, quindi USB, CUB, SLECOBAS per il sindacato di classe, ORSA. Manca la Camusso e la CGIL in questa lotta. Che cosa ne pensi? Perché secondo te la CGIL è assente? La CGIL non è assente in questa lotta, la CGIL purtroppo è assente nelle lotte di tutti i lavoratori da lungo tempo e probabilmente l'incapacità di mobilitarsi dipende anche da come è stato gestito da parte della CGIL, che è il sindacato comunque maggiormente rappresentativo, la relazione con i lavoratori. Purtroppo negli anni nella scuola, ma probabilmente in tutte le categorie e in tutti i settori, si è lavorato non per una vera ripresa dei lavoratori, ma affinché queste riprese venissero messe a tacere.